Gianluca Antoccia che conserva il titolo. Eccolo Giorgio Natalizzi fare l'ingresso accompagnato dal fratello Francesco, tre titoli europei di powerlifting, corona mondiale di specialità. Le skills di Giorgio Natalizzi le riassumeremo insieme a quelle del suo avversario, comunque ci raccontano di un Giorgio particolarmente concentrato per questo incontro che in caso di vittoria addirittura per KO, permetterebbe al romano di ottenere un punteggio utile a combattere per un titolo alla veneranda età di 34 anni. Certo, l'anagrafe non gioca a favore del capitolino, soprattutto per certi discutibili criteri della Federbox, ma l'incontro è tutto da fare, anche perché questo 32enne ungherese sembra che si dica davvero un gran bene. Avversario tosto, mai al tappeto in carriera, grande incassatore, soprannominato Lumberjack per la sua velocità di gambe, ma Lumberjack che per la traduzione inglese vuol dire boscaiolo, taglia legna, perché si occupa anche di lavori pesanti l'ungherese. Sotto l'inno dell'atleta 32enne racconteremo poi un episodio avvenuto in questo pomeriggio. Durante la fase del peso si sono registrati dei pesi leggermente differenti che hanno visto proprio l'atleta inquadrato in questo momento 2 kg sopra, 75 kg per Kovac, mentre Giorgio Natalizzi ha registrato i 72,80 kg. Facciamo terminare l'inno ungherese prima di dedicarci a Giorgio Natalizzi, angolo rosso, pantaloncini rossi. Natalizzi già campione del mondo di kickboxing dei pesi medi e super medi, da pugile 9 incontri disputati, di cui 5 per KO e 4 ai punti. Team De Clemente, abbiamo seguito le ultime due uscite del pugile romano, la penultima a Roma contro Attila Orsos, vinta per KO tecnico alla terza ripresa. Giorgio Natalizzi arriva però da un'altra trasferta ungherese, proprio con il team Rosman per l'ultimo match disputato contro Gabor Toti, e Giorgio Natalizzi ha vinto per KO alla prima ripresa. Nonostante questo, si è raccontato non particolarmente contento, non tanto del risultato quanto dei round che avrebbe voluto fare per acquisire maggiore bagaglio. Tiratissimo Giorgio Natalizzi, e seguiamo l'inno nazionale. Gli applausi scroscianti dei sostenitori di Giorgio Natalizzi accorsi qui al Palafiori di Ostia. Tiratissimo Giorgio, molto concentrato, come abbiamo
raccontato poc'anzi, sembra davvero tutto pronto per l'inizio del match clou di questa lunghissima, quasi interminabile serata che ha visto ben 10 incontri avvicendarsi qui al palazzetto del Litorale, tra kickboxing, full contact, ma adesso è il momento di box professionistica. Ebbene, amici sportivi di T9 Sport, è partito l'incontro tra Giorgio Natalizzi e Giorgi Kovac. Dicevamo dell'ungherese 32enne dei 2 kg registrati questo pomeriggio in più rispetto al pugile romano, che sulla bilancia ha segnato 72 kg e 80 contro invece i 75 dell'ungherese. Kovac conta 9 incontri di cui 4 per KO e 5 ai punti. Ancora il team Rosman protagonista di queste sfide incrociate che vede il team De Clemente ormai da tempo confrontare i propri pugili attraverso sfide incrociate. Poco prima di questo ungherese si dicono veramente buone cose, un grande incassatore. Ricordiamo che Giorgio Natalizzi disputerà questo match spalmato su 8 riprese da 3 minuti ciascuna. L'arbitro Lomusso è il direttore che seguirà questa gara di box professionistico dei pesi medi qui al Palafiore. Giorgio Natalizzi, mancino, doppia guardia contro l'ungherese, che vanta un titolo intercontinentale di kickboxing e un europeo di full contact e conta gli stessi incontri numericamente del pugile romano, 9 incontri sia da una parte che dall'altra. Un pugile però, quello ungherese, che ci dicono mai andato al tappeto nella sua carriera pugilistica. Tengono bene la guardia sia l'avversario di Giorgio Natalizzi, che ricordiamo veste in pantaloncini blu con bande bianche, Giorgio Ironman Natalizzi in pantaloncini rossi. Il destro dell'ungherese non scuote più di tanto Giorgio Natalizzi, che adesso invece mette a segno un bel sinistro. Una buona prima ripresa, non si è distinto nessuno finora, nessuno dei due pugili. Possiamo tuttavia considerare pari questo primo round. Andiamo nell'angolino blu dove Giorgi Kovac a consulto con il suo angolino sembra avere dei problemi probabilmente al piede destro. Sembra avere dei problemi al piede destro. In effetti il suo staff nell'angolino blu sta provvedendo a fasciare la parte della punta del piede destro dell'ungherese, che probabilmente durante una fase di spostamento ha registrato qualche problema. Eh sì, evidente fasciatura per il piede destro dell'ungherese Kovac. Giorgio Natalizzi intanto, e adesso inizia veramente un momento vivace di questa seconda ripresa. Giorgio Natalizzi attende l'avversario per far partire il suo destro, un sinistro un po' più morbido, ma sembra più deciso ad arrivare all'avversario in questo secondo round. Il pugile romano, bello il destro, arriva anche un destro sui fianchi dell'avversario. Momento felice per il pugile romano, che adesso però deve amministrare il ritorno dell'ungherese. Lega adesso
natalizi. Lomusto riporta gli avversari. Una buona combinazione destro-sinistro del pugile romano, che adesso però incassa un sinistro al volto ben indirizzato da parte di Giorgi Kovac. Buoni anche due sinistri. Si chiede al pugile romano, anche qui da bordo ring, da tutti i suoi sostenitori, di lasciar partire un destro che finora Giorgio Natalizi lascia partire meno rispetto al suo sinistro. Il bellissimo sinistro di Giorgio Natalizi, che arriva sul fianco di Kovac. In grande difficoltà Kovac, ha indirizzato veramente un bellissimo sinistro al fianco dell'avversario. Rimira nella parte bassa, il bellissimo sinistro cade a terra adesso Kovac, e Lomusto probabilmente sta per mettere fine al match. Attenzione, seguiamo un attimo. Lomusto invita Natalizi ad andare nel suo angolino. C'è un consulto e ci sembra in grande difficoltà il pugile ungherese, che adesso si accascia addirittura in terra. Vediamo se c'è qualche problema. Il match però si può considerare terminato a tutti gli effetti. Ecco, c'è un attimo di apprensione per il pugile ungherese. Violentissimo il sinistro di Giorgio Natalizi al fianco dell'avversario. Adesso Giorgio va ad accertarsi delle condizioni dell'avversario. Seconda ripresa, davvero letale il sinistro di Giorgio Ironman Natalizi. Si lascia riposare adesso, si lascia riposare il pugile ungherese, che vediamo particolarmente provato sia sul volto ma in particolar modo per il colpo bellissimo che ha indirizzato nei confronti dell'avversario. Allora, signori, Giorgio Ironman Natalizi, seconda ripresa, soltanto due riprese per il pugile romano. Lo avevamo detto in apertura, questa vittoria per Giorgio Natalizi e per KO permetterebbe al romano di ottenere un punteggio utile per combattere per un titolo. Il tuo avversario in brevissimo tempo. Sì, ho vinto per KO, ho tirato un colpo, ma non pensavo di chiudere assolutamente alla seconda ripresa, perché comunque non ha mai avuto un KO. Io sto sperando di fare più round per poter fare un titolo, perché sennò 12 round non li puoi effettuare, non è come la palestra. Inaspettato, veramente inaspettato. Sì, anche perché si diceva di Giorgi Kovac, grande incassatore, mai KO, lo hai ricordato tu stesso. Insomma, ci possiamo ritenere soddisfatti per questa prestazione, per un risultato che ti ha fatto chiudere questo match veramente in brevissimo tempo. Adesso avresti questa opportunità, bisognerà vedere. Abbiamo parlato di criteri un po' discutibili della Federbox. Purtroppo i regole sono questi, i tempi sono questi. Io vorrei fare un altro match sulle 8 riprese, di più lunga durata, perché non era inaspettato. Io sono rimasto veramente sbalordito. Però è vero anche, Giorgio, che peso, c'è stata questa differenza di 2 kg che nella box pesa, soprattutto nella categoria, lo possiamo dire, no? Sì, pesa, si sentono. Infatti la prima ripresa ho sentito i colpi in viso, li ho sentiti, si sentiva maggior potenza, maggior peso, però ho ammortizzato bene. Quello che attiene al risultato, ha liquidato il suo avversario in un round e mezzo praticamente. Giorgio, da parte nostra un grande in bocca al lupo. Grazie. E ti seguiremo naturalmente per i prossimi appuntamenti, sperando di farti finalmente partecipe di un titolo, è quello che speriamo un po' tutti. Lo spero anch'io, Gianluca, grazie. Grazie a tutti.